Sul palco un pianoforte, una chitarra, attorno i tavolini. Si respira aria ad altri tempi, al Cohen, il pub di San Zeno nato nell'aprile dello scorso anno da un'idea di Elena Castagnoli. Emiliana di nascita e veronese d'adozione, Elena lascia la sua città natale quando ha 24 anni e in terra scaligera comincia a lavorare come speaker radiofonica per Radio Verona. Il suo cavallo di battaglia è Full Moon Fever, un programma che racconta la sua passione più grande, la musica, da cui l'idea di aprire un pub tutto suo. Quello che volevo fare io era cercare di rendere chi viene qui parte attiva, quindi poter interagire sia con i musicisti, poter suonare, quindi trovate sempre sul palco gli strumenti a disposizione. La prima cosa che ho comprato è stata il pianoforte, prima ancora di tutte le cose del bar e del ristorante. Poi qui si mangia, si beve e cerco di alzare anche il livello della qualità di quello che proponiamo sul fronte ristorazione, ma quello aiuta la musica. La differenza fondamentale, quello che dico sempre, è che per me il centro del locale è il palco e le persone che sono lì per ascoltare o per interagire. Faremo anche dei reading, faremo del teatro. Vorrei proprio che fosse un posto dove venire e fruire di quello che c'è. L'ispirazione arriva da nord. Io mi ispiro sempre all'Irlanda, da sempre, da quando sono ragazzina, quella è casa mia, mi trovo proprio veramente tanto a mio agio e lì è un po' così, ovunque vai trovi sempre qualcuno che suona, qualcuno che mette in condivisione la musica, che poi è il bello. E la cosa bella che è successa qui è che tanti artisti veronesi, non solo, hanno sposato il progetto e hanno capito questa cosa e tante volte vengono volentieri a suonare per il piacere di farlo, e questa è la cosa più bella. Il programma è molto fitto, 4 concerti a settimana, ma anche reading, incontri, trasporto e musica, in programma per ogni prima domenica del mese con il giornalista Diego Alverà. I concerti ci sono sempre, il giovedì c'è una rassegna di jazz e il venerdì e il sabato ci sono passaggi nazionali, internazionali, avremo dei bei nomi andando avanti, da Cesare Malfatti a Cesare Basile, Angela Baraldi e tanti altri artisti anche locali, perché è giusto anche dare spazio alla scena di Verona.